Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. La scorsa settimana in Commissione Senato addirittura una giornata e mezza dedicata ad affrontare il tema emergenza Sardegna, sono stati stanziati per il 2014, il prossimo anno, 53 milioni di euro, ma non sono nuove risorse, ma erano risorse già stanziate alla stessa regione in passato su altri interventi, più altri 50 milioni di euro nel 2015 sul fondo della coesione sociale, quindi decisamente poco. Vedremo dal capo del Dipartimento della Protezione Civile qual è il conto finale. Nelle ultime ore dicono 600 milioni di euro, ovviamente bisognerà fare fronte, ma lo ripeto, non è solo la Sardegna che ha bisogno di queste opere, tutte le regioni, soprattutto quelle al nord dove c'è l'indice di franosità alto, che c'è bisogno di risorse. Permettere agli enti locali colpiti dall'alluvione di poter uscire dai termini del patto di stabilità. Questa per la Lega è una battaglia fondamentale, ma lo è anche per i comuni che non sono stati colpiti dall'alluvione, perché vedete, se i comuni sono virtuosi e se i comuni i soldi in cassa ce li hanno, dovrebbero avere il diritto di cercare anche di prevenire questo genere di fenomeni, quindi di poter adeguare le strutture, di poter fare prevenzione, penso a sistemare gli argini dei fiumi o dei torrenti, fino alla prevenzione in termini di sicurezza più allargata, col coinvolgimento della protezione civile e quant'altro. Il problema è che i comuni oggi non hanno i soldi per asfaltare i marciapiedi o per ristrutturare gli asili o le scuole, quindi figuriamoci se hanno i fondi per poter fare prevenzione su questo genere di fenomeni che purtroppo nessuno sa quando possono capitare. Noi dobbiamo invece cercare con uno sforzo tutti quanti di mettere in campo tutti gli strumenti per prevenire questo genere di cose e sicuramente poter derogare al patto di stabilità va in questa direzione. Se nella manovra di stabilità votata ieri dal Senato nottetempo si sono trovati ancora una volta di più di quello che era ancora già stato stanziato, altri 110 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili della Calabria, oggi con la crisi, dove tutti sappiamo che continuare come abbiamo continuato per 60 anni a finanziare statalismo e assistenzialismo, oggi con la crisi, ancora prima che sbagliato, è immorale, con anche il problema che quando poi le catastrofi succedono non sono mai abbastanza i soldi per le emergenze, come oggi denunciava anche il gruppo di Sinistra e Libertà. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.